Ciao Fabio, ciao, bello vederti. Caspita, Uè! è un pezzo che non ti vedo. Dimmi una cosa, ma tu che cosa fai in questi giorni così bui? Allora, io ho imbiancato come un matto, ho fatto delle cose, ho lavorato più che quando lavoro normalmente. Ma ascoltami, quello laggiù dietro a sinistra, dalla Sì. mia sinistra, cos'è il mio casco? È il tuo casco. Hai il mio casco di dietro, grande. Ne ho due di caschi tuoi, due bei ricordi. Comunque è bello, hai fatto bello lì dietro, caspita, mi piace. Fammi vedere cos'hai dietro, il casco, la tuta. Bello. Aspetta. Visto che non mi hai mai invitato dentro la tua officina. Questo è il tuo casco. Bello, con la dedica che me lo ricordo. Bravo. Questa Grande. è la tuta Malossi di mio figlio, un po' rovinata perché comincia anche ad andare per terra. Questo è un Aerox preparato con Malossi. Va bene, qualcosa di sbagliato ci deve essere anche dentro la tua officina, ci sta? E vedi, dopo andiamo a finire praticamente in questo quadro che mi hai dato con grandissimo onore. Quella cos'è? È la S di Vallelunga? Sì. Brava Madonna. E praticamente tu sei al centro, Tra Valentino Rossi, mi tra sembra. Valentino Rossi, beh, Marcellino Lucchi, Marcellino Lucchi e Macchia. Quindi faccio il paciere accanto. Biaggi, Troy Faccio il Bayliss, paciere. Bulega, il grande Sizze. Grande Sitz, ci siamo. E poi Oh, guarda volevo bella. andare a finire qua, cioè, capito? Guarda Perché bella. questo praticamente ricorda Bonneville. Riandiamoci, Fabio. Bisogna che ci riandiamo, Infatti, assolutamente. infatti. Rimettiti a sedere e rinquadrati, che devo dirti due cose su quella roba lì. Ok. Allora, la prima è che qualcuno mi ha detto che avete fatto Malossi, un libro dove dentro c'è tutto l'articolo del Lago Sato che io ancora non ho visto. Ecco, bravo. Guarda, Ecco, questa cosa guarda. qui non va bene. Bisogna che rimediamo subito con quella roba lì. E poi ti dico, sei anche venuto bene, sembra anche bello, eh. Caspita, in mezzo al sale io faccio una figura della miseria. Oh. Il sale è il mio ambiente. La seconda cosa, sai che è un ricordo, ogni tanto ancora ci ripenso, è stata un'esperienza incredibile, un posto bellissimo. Cioè, hai avuto anche te l'impressione di essere nella Luna appena la prima volta che si scende dalla macchina che si arriva sul lago salato? Guarda, è stata un'esperienza indescrivibile, perché tu ti trovi in mezzo a questo bianco infinito, poi sole, cioè non vedi la fine. Ripensavo al fondo, a parte che io sinceramente mi immaginavo fosse un fondo di sale solido, in realtà invece è sale come quello che usiamo da cucina, ma soprattutto non mi aspettavo che ci fossero tutte quelle buche. Ma secondo te noi con lo scooter, avendo un mezzo con una ruota piccola e un interasse molto corto, Eravamo sicuramente svantaggiati perché se tu secondo me noi lo guardavi, sentivamo di più con la ruota piccola, eh? beh, infatti, che cosa abbiamo dovuto fare? Comunque, ci ammorbidire tutto, cioè forcella, il molo posteriore. E nonostante questo, si faceva comunque fatica perché devi avere comunque c'è un assetto particolare, una moto più lunga, sospensioni molto morbide. E a parte questo, comunque, il motore, diciamo, siamo partiti da casa con un motore con tutti i vari motori preparati. In modo insomma eccellente direi, però purtroppo là abbiamo incontrato condizioni mai viste. Sei d'accordo con me se diciamo che al Lago Salato non ci si può andare una volta? No. Cioè, la prima volta che vai paghi un sacco di inesperienza, di fattori troppo strani, troppo particolari. È troppo particolare, bassa pressione, il caldo. Il sale che va sulla marmitta, Beh, l'altitudine. sì, comunque l'altitudine ti fa calare drasticamente comunque cioè le prestazioni, per cui devi andare là preparato. È stata un'avventura, è bella, però di sicuro io mi sentirei pronto per ripetere e sono sicuro che Noi potremo andare molto più forte. dobbiamo convincere Andrea a riandare giù. Io vorrei fare i 200 con lo scooter, con lo Zippo, qualcosa del genere. Vorrei fare i 200 perché adesso magari 200 forse è un po' troppo, però 180, 190, dai. Noi intanto siamo comunque andati avanti a fare lo sviluppo, quindi sono anche cresciute potenze coppia. La mia idea era di tornarci col tuo Zip, quello che hai corso, che Quello lì. è
ancora in azienda, ma proprio il tuo, eh? Quello lì. Preparato, chiaramente, con un motore nuovo. E il carter lì del 90 è un po' più lungo o è uguale? Bravo, bravo. Quindi lì, con il carter più lungo, ci allunghiamo il passo. Comunque, ci siamo fatti l'esperienza e, secondo me, potremo fare molto bene. Ecco. Secondo te ci potrebbe... Allora, a noi ci ha messo più in difficoltà la pressione con la carburazione in un due tempi e l'altitudine, o tutte le buche che magari facevano un po' emulsionare, tipo il carburante, facevano vibrare il carburatore, il sale nel svariatore? Guarda, io quello che ho visto è che, nonostante, diciamo, per i lanci successivi ho comunque smagrito tanto il motore e avevamo le sonde, quindi qualche indicazione l'avevo per correggere un po' la carburazione e tutto il resto, però ho visto che quando ce l'hanno fatto smontare per le varie verifiche, cioè, il motore era ancora molto grasso, quindi eravamo lontani, potevamo azzardare di più. Se noi trovassimo una strada, è presente le ondulazioni che ci sono al Lago Salato, più o meno, sì, mi ricordavano quelle che magari quando fai delle strade sterrate dove passano le macchine, dopo un po' di tempo vengono fuori tutte quelle ondulazioni, onduline, che ti fanno, sì, che ti creano quelle vibrazioni lì, no? Sì. Secondo te, se trovassimo una strada come quella per fare delle prove, dal punto di vista del carburatore che vibra, dell'emulsione, delle sospensioni, qualcosa si potrebbe replicare oppure no? È molto difficile. Tu puoi sistemare un po' le sospensioni, ma non hai comunque, cioè, le altre condizioni che hai là. Per cui metti a posto un po' le sospensioni, ma il motore ha comunque un rendimento, se le prove le fai qui, totalmente diverso. Ma tu pensi di farcela corta e a starci sopra? Guarda, allora, rispetto a 2 anni fa sono 4 kg di meno. Ah, però, allora quindi direi che... sono tornato a 65 kg come gli anni che correvo il campionato italiano. 4 kg guadagniamo un cavallo, dai. Ogni 4 kg in cavallo? Sì, insomma. Sei sicuro, di quello che stai dicendo? No, però... ecco, lì, sempre... che però come velocità di punta forse è meglio essere pesanti, o no? No, mai. Quello mezzo mai lanciato, voglio dire... Comunque mi nascondo sotto il manubrio ancora, te non vai tranquillo, che mi nascondo sotto il manubrio. Ecco. Okay, allora, vedi. Fabio, fammi... Allora, ascolta me, mettiamoci d'accordo. Troviamo un espediente per convincere Andrea ad andare di nuovo. Okay. E B, devi trovarmi delle soluzioni però per andare più forte. Allora, intanto volevo farti vedere qualcosa, eh. C, per usare il mio zip. Ti do anche C. Allora, intanto vedi, il nostro carter è comunque più lungo e ci allunghiamo il passo. Adesso questo è comunque un Aerox, però, diciamo, sopra lo zip c'è il È passo, uguale. rimane questo, ed è più lungo di quello di serie. Di Quindi quanto? è più lungo di 7 centimetri. Ma domanda, Però possiamo rendere? abbiamo un telaietto nostro che comunque permette di allungarlo ancora di più. Ma si può anche rendere un po', cioè, con dei semen block lo possiamo fare anche un pochino più, che tanto a noi non ci interessa, non dobbiamo fare le curve come quando correvamo, No, quindi assolutamente serve morbido, ecco, assolutamente serve appunto, morbido. lo possiamo anche ammorbidire con dei semen block sul Certo, telaio. certo, assolutamente. E il variatore come facciamo lì? Così questo qui No, si tira allora, dentro un sacco di sale. il variatore ti ricordi che era chiuso qua? Sì, Ok, però dobbiamo quindi... fare... Però, se ti ricordi, si scaldava tanto, dobbiamo trovare in maniera di coprirlo e fargli comunque entrare dell'aria da qualche No, parte. no, no, bisogna fare una presa d'aria dinamica, insomma, che riesca a entrare parecchia aria. Ecco. E poi abbiamo fatto passi avanti, comunque adesso qua abbiamo il carburatore comunque che avevamo usato là, però adesso ne ho già pronto uno nuovo. Beh, la carburazione bisogna correre lì dietro, lì, meno che anche tu non riesca a rimediare un airbox diverso, ma non credo. No, ma guarda, il filtro dell'aria, cioè abbiamo visto che era pulito, era libero, quindi per fare quel lancio lì basta comunque proteggere un po' questa zona, che il sale non vada, diciamo, sul filtro, cosa che là comunque avevamo fatto. Allora, dal filtro dall'aria entra l'aria che lui succhia, giusto? Certo.
Ma se noi avessimo un airbox che ci prende l'aria da davanti, quindi con la velocità viene mandata un po' come si usano le moto da velocità, un po' a pressione, ci può aiutare o no per migliorare? Potrebbe aiutarci, certo. Perché certo. Qui dietro lui la pesca da solo, invece se gliela mandiamo giù noi, visto che l'ossigeno è poco, potrebbe essere buono. Sì, certo. Però cioè, le soluzioni da poter mettere, secondo me bisogna guardare lì sul carburatore, su altre cose. Ascolta Fabio, io adesso ti saluto perché è stato davvero interessante e bello rivederti e soprattutto mi hai fatto venire l'acquolina in bocca con tutta questa roba qui che abbiamo guardato adesso. Ti faccio una proposta però. Dimmi. Siccome mi piacerebbe magari che ci rivedessimo anche settimana prossima, se vuoi. Sì. Perché non facciamo invece una diretta con magari la community della Malossi o gli appassionati della Malossi che ogni tanto ancora a me scrivono e così magari tirando dentro anche loro e ascoltiamo un po' di idee anche della gente che ci può scrivere. Ma sì, dai, credo che sia una cosa interessante anche perché avrà libero, tanto domande perché... da fare sul nostro motore, su queste cose. Quindi... Ma magari c'è anche qualche in mezzo, qualche ingegnere che ci può dare qualche spunto interessante, non si sa mai. Direi facciamo così, dai, sentiamoci settimana prossima idea, dai. E troviamo il modo di invitare anche tutti gli appassionati della Malossi e dei motori a parlare con noi, dai, ci diamo appuntamento settimana prossima allora. Ok, allora intanto in questi giorni te inizia a convincere Andrea Malossi a tornare giù a Salt Lake City. Ma sì, dai, tanto lo sai che quando parlo di te lui abbiamo sempre un debole per te, no? Ho una notizia buona e una cattiva. La buona è che oggi ho parlato con Sanchio e la cattiva è che vuole tornare a Bonneville. Ecco. Potrei mettergliela così. Dai, mettigliela così. Poi dopo settimana prossima ci sentiamo in diretta. Va bene. Ciao Fabio. Saluto Mauro, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Ciao.